Ciao a tutti, oggi mi trovo vicino a Riccione per girare un video sulle curve. È una richiesta che mi è stata fatta sui messaggi e io la voglio sviluppare facendovi vedere come curvare con diversi metodi, ma soprattutto per chi incomincia davvero con il metodo basilare. Andrò a approfondire quello. Di solito chi inizia a pattinare tende a tenere le gambe divaricate per una sua sicurezza. Non è una posizione che consiglio per evitare di fare spaccate, consiglio sempre di tenere le gambe vicine, ma vi posso far vedere la curva ad A, dove io a gambe divaricate, se porto avanti il pattino destro, vado a curvare a sinistra, o viceversa. Guardate, pattino sinistro avanti e curvo a destra. Saltello con una forbice. Successivamente posso andare a tenere le ruote incollate a terra e guardate, curvo in scorrimento, più forte, e poi se voglio spingere anche quando sono in curva uso una tecnica di propulsione, vado ad incrociare dalla forbice le gambe passando con un pattino sopra l'altro. Va bene, dai, cominciamo con la curva più facile, che è quella forbice. Ve la faccio rivedere. Notate che in questa curva il mio corpo va ad inclinarsi verso l'interno della curva. Non fa questo. Poi, seconda cosa. Il pattino all'interno della curva è avanzato rispetto a quell'altro. Vedete? Sinistro oppure destro. Terza cosa, le spalle e poi le braccia sono il nostro volante, il nostro manubrio della bicicletta. Se vado a curvare a sinistra, io vado a portare avanti la spalla a destra e dietro la spalla a sinistra. Pattino sinistro avanti, piego il corpo, guardo già dove devo andare a curvare e via. Oh, anche a destra. Questo. Ve lo faccio vedere da vicino. Vi faccio vedere un primo piano dei pattini in questa curva a forbice saltellata. Se vado a destra, il pattino destro avanti, il sinistro è indietro e spinge a lato, mentre il pattino destro si solleva e ruota, semplicemente su e ruota. La spinta è verso sinistra. Vi faccio vedere degli esercizi da fermi per allenare la curva forbice saltellata. Dobbiamo imparare a tenere le gambe vicine. Andiamo con le gambe molleggiate, molto morbide, a toccare un pattino con l'altro per aiutare l'avvicinamento dei pattini tra di loro. Basta curvare così. Poi esercitiamo la forbice. Andiamo a sforbiciare avanti e indietro, prima con un pattino e poi con l'altro. Rotazioni delle spalle, guardando a destra e a sinistra, e con i pattini che rimangono puntati in avanti. Dalla posizione base facciamo una scaletta, da un lato e dall'altro. Questo pattino spinge, quest'altro solleva e passeggia. Prendiamo come riferimento un punto, in questo caso l'incrocio di queste due righe, oppure metto un conetto a terra, qualsiasi oggetto ho, e vado sterzando le braccia e andando con il pattino avanti interno alla curva a compiere dei giri stretti stretti, tipo 5 giri da una parte, cambio, 5 giri dall'altra parte. Ok, una delle situazioni più difficili è quella di andare a inclinare il corpo verso l'interno della curva, perché abbiamo più paura. La possiamo esercitare da fermi mettendoci a 30 cm dalla balaustra o comunque da una parete. Appoggiamo la mano dalla parte in cui vogliamo curvare, in questo caso sinistra. Portiamo avanti il pattino sinistro e poi andiamo a piegare il braccio per inclinare tutto il corpo dai piedi fino alla testa in una linea dritta verso l'interno della curva. La posso tenere o posso anche spingermi per risalire, per fare un esercizio più complicato, più difficile. Dall'altra parte, destro
avanti con i pattini vicini, il peso è sulla gamba dietro, le gambe sono piegate, mi allontano ancora un po' e vado ad inclinare. Così. Wow, che curva! Adesso è il caso di andare a provare la curva direttamente sulle piste ciclabili. Abbiamo imparato in pista, andiamo a divertirci sulle ciclabili. Via! Ecco il primo tratto di curva, verso destra e verso sinistra. A risalire, spinta. In questo caso spingo di più con la sinistra, spingo di più con la destra e vado. Ecco un'altra situazione, spingo con il sinistro, lascio scorrere, spingo col destro e anche un piccolo scavalcamento. Vedo una curva davanti, preparo le braccia, porto il sinistro avanti, spingo con il destro. E questa è una situazione speciale. Guarda, guarda che rettilineo che c'è davanti. Che curve faccio qui? Faccio una curva per frenare. Se ruoto il più possibile, vado a frenare sul posto. Arrivo. Stop! Ecco qua. Allora, abbiamo finito con questa frenata a forbice saltellata. Se vi è piaciuta, fatelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima pattinata. Io proseguo verso di qua, eh. Ciao ciao!